I cavi telefonici, per varie necessità inerenti alla fabbricazione, al trasporto, all'immagazzinamento e alla messa in opera, vengono forniti dalle fabbriche in pezzature di lunghezza limitata, avvolte su bobine di legno. Nella bobina si distinguono le due flange o ruote laterali e il tamburo centrale, che deve avere un diametro pari almeno a 20 volte quello del cavo, per evitare che durante l'avvolgimento la guaina del cavo abbia a deformarsi, con conseguente alterazione delle caratteristiche elettriche e meccaniche del cavo stesso. Il trasporto delle bobine dal magazzino ai luoghi di impiego si effettua mediante appositi carrelli portabobine forniti di freno ad aria compressa, rimorchiati da un'automotrice adeguata. Il carrello, bloccato da speciali freni a mano, viene disposto opportunamente accanto o a cavallo della trincea nella quale deve essere posato il cavo. Per motivi che verranno chiariti successivamente, su entrambe le estremità di ogni pezzatura viene indicato il senso di rotazione dei circuiti rispetto a chi si pone di fronte alla testata del cavo. La lettera D indica la rotazione verso destra, cioè nel senso delle lancette dell'orologio. La lettera S, quella in senso opposto. Le pezzature dovranno essere posate in modo che le estremità portanti la lettera D siano rivolte verso la centrale. Prima di procedere alla posa, occorre assicurarsi dell'integrità della guaina, perciò si svita il cappellotto dell'apposita valvola per accertare la presenza di aria compressa nell'interno del cavo. La posa in opera del cavo nella trincea avviene secondo le norme illustrate in altro documentario. Le pezzature di cavo, una volta messe in opera, devono essere giuntate fra di loro allo scopo di ottenere sia la continuità metallica dei conduttori, sia la ermeticità della guaina su tutta la lunghezza del cavo. Occorre fare in modo che i tratti terminali delle pezzature successive risultino affiancati per una lunghezza appropriata che consenta di eseguire le operazioni di giunzione. In questa tabella sono indicate le lunghezze di questi tratti in funzione del diametro del cavo misurato sulla guaina. La giunzione è affidata a operai specializzati, i giuntisti, i quali prima di procedere alla sua esecuzione effettuano le operazioni di preparazione consistenti nella eliminazione dei rivestimenti protettivi. Tali rivestimenti, nel caso in esame, che è quello di un cavo armato, procedendo dall'interno verso l'esterno, come si vede, sono i seguenti. Tubo di piombo spalmato di bitume. Fasciatura di 3 nastri di carta crespata e bitumata.
Armatura composta di due nastri di ferro omogeneo, di uguale larghezza, bitumati e avvolti ad elica nello stesso senso, in modo che il nastro superiore copra interamente gli intervalli lasciati dalle spire dell'altro. Fasciatura di juta o canapa bitumata. Le operazioni che seguono si riferiscono a un giunto da effettuare tra due pezzature di cavo armato a 800 coppie a strati concentrici, o meglio a 400 bicoppie, essendo le coppie avvolte, come vedremo, a 2 a 2. Per le operazioni di giunzione saranno impiegati nell'ordine i seguenti attrezzi. Il doppio metro per le necessarie misurazioni. I guanti protettivi di pelle. La pinza universale. Il martello. Il coltello spaccacavi. La lima triangolare. La lampada a propano per saldare. La spazzola d'acciaio. Le forbici. Le cesoie da lattoniere. Il mattarello. La raspa. Il giuntista, assistito dal suo aiuto, segna sulle estremità delle due pezzature i punti in cui devono essere effettuate le legature di cui si dirà tra breve. Tali punti, nel caso in esame, distano tra loro 100 centimetri. Il giuntista calza gli appositi guanti protettivi di pelle. Si allontanano quindi le teste delle due pezzature l'una dall'altra e si procede su una di esse alla legatura, nel punto segnato, con filo di ferro zincato da millimetri 1,5, che va avvolto al cavo con 6 spire molto strette. Questa legatura serve a delimitare esattamente il tratto di cavo interessato alla giunzione e ad impedire un possibile disfacimento delle varie protezioni del cavo nel tratto che non è interessato. Ultimata la legatura, i due capi del filo vanno avvolti tra di loro a spirale. E quindi tagliati. Il residuo tratto di spirale va accuratamente ripiegato a evitare che possa causare scalfitture. Le operazioni fin qui descritte e quelle che seguiranno vanno ripetute per entrambe le estremità delle due pezzature da giuntare. Successivamente il giuntista, per asportare la fasciatura di juta, esegue con l'apposito coltello prima una incisione anulare al limite della legatura, avendo cura che essa arrivi fino al sottostante nastro d'acciaio. Procede quindi a una incisione longitudinale, dall'estremità libera fino alla legatura. E infine asporta lo strato di juta, mentre l'aiuto giuntista regge l'estremità libera del cavo. Passa poi alla eliminazione della prima corazza, tagliandola, per mezzo della lima a triangolo, a una distanza di 15 mm dalla legatura. Quindi asporta la prima corazza, sollevandone il lembo con un coltello spaccacavi e facendola ruotare assialmente. A una distanza di 15 mm dal taglio eseguito sulla prima corazza, si esegue identica incisione sulla seconda.
e si provvede ad asportarla come si è fatto per la prima. Rimossa così anche la seconda corazza, si scaldano, facendo uso della lampada a propano, i sottostanti nastri di carta catramata per ammorbidirli in modo da facilitarne l'asportazione. Prima di fare uso della lampada a propano, bisogna diligentemente assicurarsi che non vi siano fuoruscite di gas, le quali potrebbero causare, oltre che disturbi tossici, incendi o esplosioni. Inoltre, sempre per ragioni di sicurezza, si deve tassativamente evitare di avvicinare alla bombola di propano la fiamma del bruciatore. Si elimina poi ogni residuo di catrame dalla guaina, strofinandola energicamente con uno straccio imbevuto di petrolio. Ciò che è stato eseguito su una delle estremità di una delle pezzature per metterne a nudo la guaina viene ripetuto sulla estremità affiancata dell'altra pezzatura. Procedendo nell'operazione, il giuntista segna ad una distanza di circa 7 cm dal bordo del nastro di ferro più interno i punti in cui verranno effettuati, con coltello spaccacavi, i tagli anulari delle guaine. Successivamente egli pulisce accuratamente con la spazzola d'acciaio la guaina su cui dovrà effettuarsi la saldatura dei colli della mufola, ossia del manicotto di piombo che verrà sovrapposto al giunto. Pulisce quindi i due monconi delle corazze di acciaio, le quali dopo la chiusura della mufola dovranno essere collegati mediante treccia di rame con i corrispondenti monconi dell'altra parte della mufola. Facendo uso del coltello e del martello, taglia poi la guaina longitudinalmente, avendo cura di non intaccare il sottostante materiale isolante. Provvede infine, servendosi dello stesso coltello, a distanziare i due lembi longitudinali del manicotto di piombo sino a rendere possibile la sua asportazione. Per procedere alla spartizione degli strati delle bicoppie, il giuntista effettua, con una striscia di nastro di cotone, una legatura in prossimità del bordo della guaina, onde evitare che si danneggi il rivestimento in carta dei conduttori. La legatura deve essere ben rimboccata sotto la guaina, allo scopo di precludere, per quanto possibile, l'accesso dell'aria ambiente nell'interno del cavo e di evitare così che l'umidità contenuta nell'aria sia assorbita dalla carta che avvolge i conduttori. Infine, procede alla eliminazione dell'eventuale nastratura di tela. E di quella di carta che avvolgono l'anima del cavo,
ossia del complesso delle bicoppie disposte nel nostro caso a strati concentrici. Prima di iniziare la spartizione degli strati, è bene avvolgere uno straccio sulla parte del cavo vicina al giunto, a evitare che i nastri di carta avvolti sui conduttori abbiano a insudiciarsi. Inoltre, il giuntista a questo punto deve pulirsi accuratamente le mani facendo uso di benzina. Nel caso in esame, il cavo a 400 bicoppie è composto dal nucleo centrale, qui indicato dalla freccia, e da 11 strati concentrici, di cui l'altra freccia indica quello più esterno. Questo grafico mostra invece la sezione di un cavo a 50 bicoppie, formato da un nucleo centrale e da 3 strati concentrici. Il giuntista procede alla spartizione dello strato esterno in 2 parti. Dopo aver legato con un nastro di cotone lo strato successivo, egli ripiega le 2 parti del primo strato a 180 gradi, con ampio raggio di curvatura, per evitare danneggiamenti ai conduttori e ai relativi rivestimenti di carta e per impedire che le coppie assumano una posizione diversa da quella originariamente occupata nello strato. Le 2 parti vengono legate all'estremità con un nastro di cotone. Si ripete la stessa operazione per ciascuno degli strati successivi. Avendo cura di effettuare, tra uno strato e l'altro, una legatura con nastro di cotone per conservare la separazione dei conduttori di ciascuno strato. Si raggiunge così il nucleo centrale, composto da un numero di bicoppie variabile da 1 a 4. Nel caso in esame, il nucleo centrale è composto da una sola bicoppia. Durante l'operazione di separazione degli strati bisogna fare attenzione alla eventuale presenza di coppie difettose di fabbrica, distinte da appositi tubetti infilati sulle coppie stesse in corrispondenza delle estremità della pezzatura, come è indicato dalla freccia. Di tale presenza occorrerà tener conto nelle successive operazioni di giunzione. Queste operazioni, una volta completate sull'estremità di una delle pezzature, vengono ripetute sull'estremità affiancata dell'altra pezzatura. E quindi si procede alla giunzione dei conduttori, non senza che prima, data la delicatezza dell'operazione, l'aiuto giuntista abbia provvisto a ripulire con cura lo scavo dai residui delle lavorazioni sin qui eseguite. Per illustrare la giunzione con maggior chiarezza, invece che un cavo da 400 bicoppie, come quello sin qui in esame, si esaminerà un cavo a 50 bicoppie a stella a strati concentrici. La conoscenza della struttura del cavo è indispensabile per la corretta esecuzione delle operazioni che seguiranno. Il cavo in esame è composto da un nucleo centrale e da 3 strati concentrici, che sono avvolti alternativamente in senso destrorso e sinistrorso, in modo che l'anima ne risulti compatta e cilindrica. Mostriamo ora la sezione del cavo da giuntare con le bicoppie divaricate, onde meglio individuare i vari strati del cavo.
Le frecce indicano alcuni di questi strati concentrici. I quattro conduttori di ogni bicoppia sono isolati tra loro da nastri di carta di colore diverso. Per la coppia 1 bianco e rosso. Per la coppia 2 verde e azzurro, che si sono avvolti ad elica tra loro e legati da tre fili di cotone, il colore dei quali individua ogni bicoppia. I conduttori in sezione risultano disposti ai vertici di un quadrato e quelli appartenenti alla stessa coppia in diagonale. I diversi colori delle carte che avvolgono i conduttori permettono di procedere esattamente alla giunzione delle coppie. I colori dei fili che legano le bicoppie normali dall'esterno sono strato dispari, bicoppia di posto dispari, bianco. Di posto pari, rosso. Strato pari e nucleo centrale, bicoppia di posto dispari, verde. Di posto pari, azzurro. Inoltre ogni strato ha una bicoppia pilota e una direzionale adiacente. Per la pilota, due dei suoi tre fili sono sempre di colore nero e giallo. Per la direzionale, due fili sono sempre gialli. La posizione della bicoppia direzionale, seconda coppia dello strato, rispetto alla posizione della bicoppia pilota, prima coppia dello strato, è la medesima in tutti gli strati. Il senso della rotazione delle coppie, determinato dalla successione bicoppia pilota, bicoppia direzionale, sarà verso sinistra a una estremità del cavo. E all'altra estremità sarà verso destra. Ogni pezzatura di cavo presenta quindi una testa con la lettera D, in cui la bicoppia direzionale è a destra della bicoppia pilota, e l'altra con la lettera S, in cui la bicoppia direzionale è a sinistra della bicoppia pilota. Per evitare durante la giunzione l'incrocio delle bicoppie nei giunti, i vari spezzoni di cavo devono essere posati in modo da presentare sempre in ogni giunto una testa con la lettera S e una con la lettera D. Il cavo può essere munito di bicoppie di scorta, individuabili perché i tre fili di cotone avvolti sulle bicoppie sono di colore nero. Una sola bicoppia di scorta ha due fili neri e uno rosso.